sono qui con voi per farvi, come tutti i mesi, il video in collaborazione con la dolcissima Tania. Ciao bella! Ed è il cenè per tutti i mesi del mese di marzo, perché siamo ormai ad aprile inoltrato. Siamo sempre un pochino in ritardo, però il video lo mettiamo tutti i mesi, quindi non vi preoccupate. Come al solito sotto trovate il link al canale di Tania, al video di Tania, e mi raccomando andate a trovarla se ancora non siete andati, perché secondo me merita tantissimo il suo canale, poi lei è proprio una brava ragazza. Ma vale la pena andare a trovarla sul suo canale, insomma, poi decidete voi ovviamente. Ma iniziamo subito perché ho un sacco di cose di cui parlarvi. Allora, brano musicale del mese, questa volta vi propongo un CD che ho appena preso ed è di Enrico Dindo, che suona Haydn. Dindo, per chi non lo conoscesse, è un violoncellista molto molto bravo e ha fatto un concerto la scorsa settimana a Milano, e in occasione del concerto insomma vendevano anche i suoi CD e io ho comprato questo qua. In questo CD sono contenuti dei concerti di Haydn, in particolare mi è piaciuto tantissimo quello in Do maggiore, ma vi metto qui sotto insomma il nome esatto del concerto, cioè vi apparirà tipo qua. E niente ragazzi, io ve lo consiglio, mi è piaciuto tantissimo, mi piace lui come suona, come interprete, è veramente veramente bravo. Là del concerto, cioè mi piace proprio questo come CD, quindi super top del mese. Poi come profumo preferito del mese, diciamo che ho usato sempre questo qua di Essence, che lo conoscete praticamente a memoria perché un video sì, un video no ve ne parlo, è il Laika Deina Candy Shop, questo profumo qua un po' dolciastro ma neanche troppo, so che qualcuno di voi poi l'ha comprato dopo che ha visto un mio video. Ragazzi, va a finire che quando non so che profumo mettere torno sempre su questo, perché è in assoluto il mio profumo preferito, quindi anche questo mese Essence e Laika Deina Candy Shop. Poi borsa del mese, ho usato tantissimo questa borsa a secchiello che avevo comprato l'anno scorso da Primark, vi avevo fatto anche il video quando ero stata a Londra, anzi quest'estate quando ero stata a Londra a trovare mio fratello, insomma avevo preso questa. E mi ricordo ragazzi che l'avevo pagata soltanto 7 stelline da Primark ed è carinissima, non è né piccola né grande. Non so se lo sapete, ma il 14 aprile qui vicino a Milano, ad Arese, aprirà un centro commerciale all'interno del quale ci sarà Primark, quindi aspettatevi che insomma vedrete degli haul sul mio canale, perché mi ha promesso mio fratello che mi ci porterà. Tra l'altro il 14 è anche il giorno del mio compleanno, quindi non credo che andremo proprio il 14 di aprile, però i giorni successivi sicuramente una capatina da Primark la farò. Ma tornando alla borsa ragazzi, secondo me per 7 stelline, cioè 10 euro, questa è una borsa validissima. Poi dentro ci sta un sacco di roba, cioè adesso è piena. Si chiude con questa nappina e ha anche la chiusura a calamita. Io la porto con l'altra collina. Ed abbinare a quella come scarpe del mese ho utilizzato queste ballerine qua, che sono di Forever 21, non so se ve le avevo mostrate, adesso sono un pochino sporche perché le ho usate. Comunque sono semplicissime, ma la cosa bella è che sono dello stesso colore, cioè questo colore cammello della borsa, quindi super super top. Scusate per come sono conciata oggi, ma non avevo voglia di cambiarmi per fare il video, quindi sono in tipo felpa e in casa praticamente sto così, quindi sotto tipo i leggings, sono insomma in vestiti da casa. Però tanto siamo tra amici, quindi non fateci troppo caso. Poi, libri del mese. Allora, questo mese ho letto un libro che mi è piaciuto tantissimo, anzi l'ho letto il mese scorso, quindi nel mese di marzo. È un saggio di Katie Hafner su Glenn Gould e ne avevo parlato con una ragazza che mi aveva scritto sotto il precedente video dei cenè per tutti i mesi consigliandomi un libro, e avevamo parlato di Glenn Gould e le avevo scritto che stavo leggendo questo libro, ed è un saggio che si intitola Glenn Gould e la ricerca del pianoforte perfetto. Diciamo che questo mi è piaciuto tantissimo, però ho anche preso quello che mi ha consigliato lei. Lei si chiama Simona, ciao Simo. Lei mi ha consigliato un libro di Thomas Bernhard di cui io non avevo letto assolutamente niente, ma che come autore mi sta piacendo tantissimo. Beh, lei mi ha consigliato Il soccombente e la ringrazio tantissimo perché l'ho appena comprato, infatti vedi sono arrivata qua tipo a pagina 48, però già questo libro mi piace tantissimo. Me l'aveva consigliato proprio in merito a Glenn Gould perché uno dei tre protagonisti diciamo di questo romanzo è proprio Glenn Gould. È un libro scritto in prima persona e racconta le vicende di questi tre
pianisti, allievi di Horowitz, e uno di questi tre è proprio Glenn Gould, ma non è il narratore, è un altro. E per ora mi sta piacendo molto, soprattutto per come è scritto, è tutto in discorso indiretto, è veramente particolare, magari vi farò una video recensione più avanti. Comunque credo che lo finirò tra oggi e domani, cioè l'ho appena iniziato, però sono tipo 180 pagine, quindi in 2 giorni si può leggere tranquillamente. E io per ora ve lo consiglio, però magari ve ne parlerò meglio più avanti. Io ringrazio Simona perché insomma mi ha fatto scoprire un autore di cui non conoscevo niente e soprattutto mi ha consigliato un libro che mi piace, e secondo me è una cosa bellissima che anche tramite YouTube si può imparare ogni giorno qualcosa, soprattutto si conoscono delle persone che hanno interessi simili ai tuoi, quindi ancora di più sono super felice quando mi lasciate dei commenti, quando mi lasciate dei consigli, insomma, però lo sapete. Ma tornando al video, allora, bagno doccia preferito del mese, questo qua, la violetta di Bottega Verde, ma non sto neanche qui a parlarvene perché ve l'ho fatto vedere anche nell'ultimo video. Sempre di Bottega Verde, questa volta per i capelli vi posso parlare benissimo di questo latte spray cheratina e cocco. Io questo l'avevo visto tempo fa, ma un sacco di tempo fa, in un video haul di Maria, una ragazza che adesso non fa più video e non credo che mi stia vedendo. Comunque, se mi stai vedendo, Maria, ti mando un bacio. E niente, lei l'aveva fatto vedere in un suo video, io l'avevo preso e devo dire che questo spray funziona. Io questo lo spruzzo sui capelli prima di asciugarli e secondo me fa un bell'effetto, quindi ve lo consiglio. Poi, smalto preferito è questo qua della Essence, di una collezione natalizia, cioè la Mary Berry. Voi direte, metti uno smalto natalizio adesso? E sì ragazzi, perché secondo me questo colore è anche abbastanza primaverile, vedete, è un tipo rosso fragola e ce l'ho adesso sui piedi. E è un colore bellissimo, secondo me è perfetto per la primavera, ha delle sfumature che virano un po' sul rosa e allo stesso tempo è rosso, quindi è un colore bellissimo. Ed è lo 04 Red Rocks. Come foto del mese vi metto una foto del mio gattino Hummel che cresce sempre di più, guardatelo qua. Prestissimo farò un video insieme a Hummel, ma non vi anticipo niente. Infine, prodotto make up del mese, ho riscoperto una palettina della Make Up Revolution, no? Questa qua che è la I Love Make Up, la Death by Chocolate, ed è quella palettina a forma di barretta di cioccolato, vedete questa qua, io ho anche quella di cioccolato bianco, però in questo periodo ho riscoperto questa, vedete che bei colori che ha tutti i colori sul nude. E soprattutto ho usato tantissimo questo dorato. Adesso non ho gli occhi truccati, però ho fatto un trucco l'altra sera con questo dorato, questo rosa e questo illuminante qua sotto, un po' rosa più chiaro, ed è venuto veramente carino e mi sono stupita di me stessa perché io di solito non sono un campione, insomma, a truccare gli occhi. Io questa ve la consiglio, scrivono tantissimo gli ombretti e mi ricordo che l'avevo pagata solamente 10 euro, quindi per 10 euro avete tantissimi ombretti nude e potete usarli insomma per tutti i giorni. Niente ragazzi, vi ho mostrato tutto, mi raccomando andate a vedere il video di Tania, mando un bacio a Tania, mando un bacio a voi e insomma se volete ci vediamo al prossimo video.